Lino Barbiero. Prima però andiamo a vedere con le immagini cosa è successo sabato, anche la festa proprio dopo il fischio finale dell'arbitro. Non è stato subito gioia, perché bisognava aspettare gli ultimi minuti dell'altra, che era partita un po' dopo. Sì, esatto. Chissà perché un paio hanno fatto apposta. Di conseguenza dovevamo aspettare un po' il risultato. Si è giocato in Basca, ma poi anche soprattutto in tribuna con il collegamento con la Federnuoto per sapere il risultato finale di Cremona. Allora andiamo a vedere il servizio, che dalla regia di mandarci il servizio su Padova e Cosenza. Ce l'hanno fatta alla fine i ragazzi di Jurcevic. La salvezza è arrivata dalla porta principale senza l'estenuante play out. Una salvezza meritata, conquistata e sudata fino all'ultimo minuto e anche dopo. Sì, perché per i festeggiamenti veri e propri si è dovuto attendere il risultato finale di un'altra partita, quella di Cremona, dove la diretta concorrente Chiavari si giocava la permanenza diretta in A1. Il Baxi però prima deve superare il fanalino di coda Cosenza. Solo 3 punti conquistati in classifica, ma grande cuore e sportività. I calabresi hanno dato il massimo fino alla fine. La partita è terminata 12-6. I padovani guadagnano subito un ampio margine di vantaggio. Poi amministrano bene la partita. Vanno a referto ben 8 giocatori, segno di una condizione fisica ottimale. Apre le danze Diego Baccelle, poi raddoppia Molena, seguito da Moldvai. Il Cosenza non si arrende subito, anzi, Postiglione e Perez Sanchez vanno in gol con 2 doppiette a testa. Troppo poco comunque per impensierire Baccelle e compagni, che intestano solo la vittoria. Dalla tribuna arrivano notizie da Cremona: la gara tra Chiavari e Lombardi è pericolosamente in equilibrio e qualcuno sospetta il papocchio. Al plebiscito l'arbitro fischia la fine, ma la gioia della vittoria è contenuta. Si aspettano con ansia gli interminabili minuti trascorsi tra la fine della gara padovana e quella lombarda. Poi le notizie della sconfitta definitiva di Misura e la grande liberazione. Tutti in vasca e fuori a festeggiare l'importante traguardo. Dirigenti, giocatori, allenatore, il DS Guido Taglia dalla gioia fa un volo fuori programma in piscina. Il presidente Lino Barbiero vorrebbe imitarlo, ma poi si limita alle strette di mano e agli abbracci. Ora c'è la Coppa Italia e lo spareggio per definire i piazzamenti finali in classifica. Ma quel che più conta è lo storico risultato regalato dal plebiscito alla Pallanuoto padovana. Anche il prossimo anno, infatti, la Città del Santo giocherà nella massima serie. Eccoci qua di nuovo in studio. Intanto io saluto Lorenzo Micelli, allenatore della Mejus, e Nicola Negro, il vice. Poi parleremo anche di pallavolo femminile, ovviamente. Grazie di essere venuti qui questa sera. Ma noi torniamo subito alla pallanuoto. Abbiamo visto il tuffo in vasca di Guido Taglia, poi insomma la grande gioia dopo la partita vinta contro Cosenza. Ecco, forse il momento più difficile della seconda fase del campionato è stato proprio quando l'Ortigia, la vostra diretta concorrente, ha vinto contro Cremona in una partita un po' discussa, no? Forse voi avevate perso un po' le speranze in quel momento. Voi venivate dalla sconfitta di Savona quella giornata lì, tra l'altro. Sì, beh, questo risultato ci ha lasciato veramente perplessi, perché all'andata c'erano 15 gol di differenza tra le due squadre. Ho un po' paura.